Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Mi vedete così, ma avevo appena registrato un video e mi trucco con voi. Questo invece è un prodotto di determinati mangerecci. Allora, iniziamo perché la busta è piena, sono piena di immondizie e voglio liberarmene. Allora, inizio con i fonzi, buonissimi, nulla da dire veramente. Il cappuccino di Starbucks costa tanto, ma devo dire che a me sa. Questo è piaciuto un sacco. Poi ho finito uno stock di dolci. Sappiate che è quasi 2 mesi che tengo queste cose. Faccio pena. E cominciamo. Dai, vado avanti a random, inutile che sto lì. Ho finito Galbusera buoni per tutti con farine di legumi. Questi qui, buonissimi, li abbiamo mangiati al posto del pane. E io mi sono fatta a volte anche un pranzo con tipo l'affettato e questi qua al posto di pane, cracker e quant'altro, buonissimi. Ve li straconsiglio, sono fatti bene, li abbiamo pagati 1,99 € al Famila. Abbiamo finito la merenda, questa qua dei bambini, mela, banana e biscotto. Capisco perché i bambini sputano il cibo addosso ai genitori. Pocket coffee, non posso stare senza. Baci Perugina rosa, a me piacciono un sacco, al mio compagno no, sono un po' aciduli, ma a me piace. Lo Hacker Milk Cream, buono, e Chocolate Cream, al mio compagno è piaciuto di più il Chocolate Cream perché è più amaro. Abbiamo finito l'Icnusa non filtrata, questa è buonissima, è ancora meglio dell'Icnusa normale, questa qua è proprio una bomba, a me l'Icnusa piace un sacco. Abbiamo finito le nuvolette di gamberi di questo marchio qui. Le abbiamo mangiate con la salsa di soia e scorchettano e sono buonissime, veramente. Poi questo di Bulgari ho finito che me l'aveva regalato il mio compagno per Santa Lucia, quindi sono passati gennaio, febbraio, 2 mesi abbondanti ed era un marshmallow duro al limone, così insomma, non male, dai. Poi abbiamo finito il salmone di Harbour Salmon. Selvaggio e affumicato, varietà scozzese, qualità superiore senza carne bruna. Buonissimo, l'abbiamo preso da Esselunga. Buono, buono, buono. Mai mangiato un salmone così buono, veramente. Purtroppo ho finito il Kabir. Questo qua è il vino, per quanto mi riguarda, da meditazione. Io amo il moscato, ho sempre amato Donna Affogata. Quando lavoravo in fiera mi buttavo solo ed esclusivamente su Donna Affogata. Moscato di Pantelleria, dolce, buonissimo, Kabir è fantastico, veramente, proprio un vino da meditazione, al mio compagno non piace, meglio per me che così me lo sono bevuta tutta io. Kit Kat, questi qua rosa, appunto vi ho detto che a me sono piaciuti al mio compagno, no? Lo Hacker, anche questi qua piccolini, sono quelli dark cream, buoni. Baci Perugina, normali, classici, buoni, è il momento dei baci. Abbiamo finito poi la pizza di Ital Pizza fatta con le nostre mani, pancette e funghi. Ragazze, è buonissima. Vi consiglio un sacco questo marchio qua di pizza perché penso sia una delle pizze surgelate più buone e fatte bene con ingredienti buoni anche. Buona, 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 buona. C'è anche quelle più lunghe. Abbiamo finito gli omini con yogurt e biscotto, buoni anche se purtroppo fate un bel po' di corri corri in bagno perché secondo me sono pieni zeppe, pieni 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 zeppi di latte. Lo Hacker Milk Cream, questo qua piccolino, ve l'ho detto, sono stati i mesi dei dolci, non lo so, devo avere dei problemi psicologici perché sono una che preferisce il dolce al salato, però come questi mesi qua non lo so e infatti avevo preso 3 kg con le vacanze natalizie, ne ho persi uno e ovviamente gli altri due me li tengo perché se vado avanti a dolci. Poi abbiamo finito prime pappe, salmone con patate e carote. Questo ci è piaciuto, l'abbiamo mescolato al semolino. Devo dire che per una cena un po' così leggera a noi è piaciuto e questo qua il salmone era proprio buono. Poi abbiamo finito a colazione i tipo pangozzoli del baule volante. Questi qui del Natura Si, sì. I ragazzi sono veramente fatti bene, buoni, costicchiano, ma vale la pena assolutamente. Ecco qua la pizza che vi dicevo, quella grande con salamino e provolone, buonissima anche questa qua. Vedete, è 36, 26 per 38, ottima. Vi consiglio questo genere qua di pizza. Poi ho finito, non so, questo è finito qua in Oterra Borragine per
le donne, insomma, per vari problemi di ciclo, eccetera, eccetera. Poi, mamma mia, i marron glacé ne ho dati anche a mia mamma, però giuro, della Motta, buoni. Le castagne di Alesto, buone, ne ho un'altra confezione, mi sono piaciute tanto, quindi se le trovate ancora al Lidl, compratele perché sono buoni. Cornetto classico, me li aveva regalati il mio compagno per Natale, del Natura, sì, e sono favolosi, assolutamente voglio andarli a ricomprare perché merita, buoni, buoni, fatti veramente bene, sentite proprio il gusto della brioche. Vellutata di carciofi e patate, mi è piaciuta un sacco, l'ho comprata da Eurospin, tra le altre stracomoda perché è monoporzione. Quindi non fate avanzi né niente, e ottimo. Ferrero Rocher, un stock di Lindt che mi era stato regalato per Natale. Alla mandorla, non mi sono piaciuti. Questo qui azzurro, buono. Questo era la menta, buono. Questo latte menta, buono. Cookies, noccio noir e fondente, buoni. Perugina, ne ho ancora, non li ho finiti, ne ho ancora un po', però ho tirato via la scatola. I tartufi Perugina me li ha regalati la mamma del mio compagno e insomma al mio compagno piacciono, a me un nì. Ho finito lo yogurt greco alla nocciola di Esselunga, non male. Abbiamo finito purtroppo questi biscotti qua delle Tre Marie, ancora uno, infatti. Frolla con cioccolato in pezzi e sono tipo i cookies e ve ne infilate in bocca 200 in un colpo solo. Poi chips di lenticchie rosmarino del Natura, sì, buone, 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 assolutamente voglio andarle a ricomprare. Ottime, devo dire che il Natura, sì, super valido. Le piadine del baule volante, buonissime anche queste qua. Le sentite che sono proprio integrali perché grattano un po', ma sono fantastiche. Queste sono le patate bianche di Eurospin, a me piacciono, al mio compagno no. Poi abbiamo finito jambon serrano, gran riserva, questo crudo qua preso da Esselunga, veramente buono. Abbiamo fatto la piadina con quello e il provolone a orecchio ed è venuta una piadina alla fine del mondo. Questo appunto era il provolone. Poi croccantini di mais gusto formaggio della Selex, uno dei migliori, non di marca in assoluto, sono uguali ai Fonzi. Kinder mango e maracuja, buoni. Al mio compagno non è piaciuto tanto, io ho preferito questi qua perché hanno un po' di acidulo, tira via il gusto insomma dolce dell'impasto. Wafer alla nocciola, questi me li aveva regalati il mio compagno appunto nel pacco di Natale, buoni, sono del Natura, sì, e non hanno sostanzialmente schifezze. Poi ho finito Lindt al pistacchio, sì, buonino. Questo qui è rosa, strawberry e crema. Nonostante a me le fragole non mi piacciono, non piacciono, quelle è buono. La noce, questo è il top in assoluto, ragazzi. Se vi piacciono il Lindt, andate a prendere il Lindt alla noce, assolutamente. Poi abbiamo finito pesto di carciofi, bioorganica nuova, fonte di fibre. Preso al Natura, sì, buonissimo, buono, 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 buono. E l'hibiscus mint di Yogi Tea, questo tè qua. Non ve ne parlo neanche perché, ragazze, è no buono di più. Basta, vado a buttare via le cose, ci vediamo al prossimo video.